per cui ora si sta impegnando, profondo conoscitore di tutti i meccanismi costituzionali, e si sta impegnando moltissimo nel promuovere questo sì per il referendum. Quindi dobbiamo assolutamente ridurre i costi della politica rendendola più efficiente, più vicina ai cittadini. Vito Granato, candidato sindaco di Trani, persona davvero meravigliosa che io ho avuto modo di conoscere quando diventò consigliere comunale di Trani, e ora quindi è candidato a sindaco del comune di Trani, persona stupenda, persona meravigliosa, e soltanto il Movimento 5 Stelle vi può garantire la libertà dai molteplici interessi che sono legati alle cariche politiche e alla gestione del potere politico. Noi siamo gli unici che siamo vicini al servizio dei cittadini. Bravo! Signore e signori, il senatore portavoce del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. Grazie mille, buona domenica a tutti. E la prima cosa che vi voglio dire è che avete una fortuna straordinaria di abitare in una città che è veramente che fa invidia a qualsiasi altra città del mondo. Io ho avuto la fortuna di finire un lungo giro, ieri iniziato in Campania, poi ovviamente in Puglia, e di dormire qua stanotte, abbiamo mangiato qua nella vostra piazza, che è una cosa straordinaria. Quindi l'obiettivo con quelle persone qua, che a differenza delle altre, noi vogliamo parlare delle cose positive, ovviamente freghiamoci dell'altro, sono i fatti che dimostrano come purtroppo chi si presenta come esperto della politica, professionista della politica, i fatti raccontano come non abbia ottenuto i successi che prometteva e ha attuato i programmi che aveva scritto. Vito Branà ha una caratteristica: le mani libere. E credetemi che le mani libere sono la prima cosa insieme all'onestà, perché onestà e mani libere sono le due condizioni senza le quali un politico non va da nessuna parte. E da Vito Branà io vi porto anche l'esempio mio personale. Io da ministro delle infrastrutture e trasporti, ovviamente come voi ho vissuto in prima persona una tragedia immane, il crollo del ponte Morandi. Ma il nuovo ponte Morandi possiamo vederlo tecnicamente e oggettivamente come la prima grande opera gestita dall'inizio dal Movimento 5 Stelle. La prima grande opera che noi abbiamo iniziato a costruire lavorando negli uffici, studiando le normative europee, studiando le normative italiane e trovando il modo giusto, insieme alle persone giuste, di scegliere qual era la strada. Abbiamo scritto un decreto, il decreto Genova. Io ne ho sentite di tutti i colori contro il sottoscritto del Movimento 5 Stelle. Provate a pensare la differenza tra quello che viene raccontato alle persone e quelli che sono i fatti. Il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto ha subito costantemente una descrizione negativa. Io mi ricordo le frasi di chi oggi fa parte di quei partiti che spendono decine di migliaia di euro in quei manifesti vele ambulanti che costano decine di migliaia di euro di campagna elettorale, e ci dicevano: avete scritto un decreto con i piedi, è incostituzionale, non porterà niente, state sbagliando. E poi c'era un certo Salvini che ho incontrato ieri a Matera, che ha ricevuto una bordata di fischi. Credetemi che io sono l'uomo più pacifico del mondo, ma c'erano 200 persone che lo perculavano e 50 a vederlo. Quindi forse l'aria sta cambiando. Sapete cosa mi diceva Salvini ai tempi 2018, settembre 2018, appena dopo il crollo del ponte Morandi? Dobbiamo farlo costruire i Benetton. Se noi del Movimento 5 Stelle avessimo ceduto alle pressioni politiche e alle pressioni della stampa dietro la quale si celava quel sistema, i Benetton, che grazie ai 10 miliardi di ricavi lordi, 10 miliardi nel gestire un bene pubblico, è una cosa che fa vomitare al suo pensiero, si compravano politici, finanziando i politici, finanziando le fondazioni, finanziando i partiti e finanziando o comprando nell'azionariato i gruppi editoriali. Questi ci massacravano quotidianamente perché volevano che io facessi e che il Movimento 5 Stelle facesse quello che voleva Salvini: far ricostruire a chi l'aveva fatto crollare per bramosia di denaro e per assenza di manutenzione un ponte. Se avessimo ceduto, non solo oggi il ponte non ci sarebbe, ma nel momento dell'inaugurazione, sapete cosa avrebbero visto i 60 milioni di italiani? Avrebbero visto tutte le istituzioni italiane, tutti gli organi e rappresentanti politici e istituzioni più alti
plaudire ai Benetton. Avremmo visto come benefattore coloro che invece erano malfattori perché avevano abusato di un bene di Stato. E siccome non abbiamo mollato, e siccome abbiamo deciso, ma che cazzo se ne frega, qualche attacco di giornali di Libero Quotidiano, di giornali di Berlusconi, di giornali di Caltagirone, di giornali di Angelucci, noi le cose giuste le facciamo anche se ci prendiamo delle ferite. E per la prima volta nella storia, in 15 mesi di lavori e in 24 mesi dal crollo di un ponte, ne abbiamo costruito un altro. E a chi ci rompe i coglioni, scusate ogni tanto uso le parole perché io sono lombardo e ho subito il dramma della pandemia, siamo morti in circa 20.000 in Lombardia, la sanità è regionale e Lombardia è il centrodestra che l'amministra la sanità, col cazzo che c'è il buon modello della sanità, stiamo attenti, la differenza tra la storia raccontata dalle TV, l'ha detto la TV, mi dice ogni tanto qualcheduno, e la realtà delle cose, la differenza tra i fatti e le parole, è questo. E quei ragazzi qua, il nostro Vito, la nostra Antonella la Ricchia, sono ragazzi di un coraggio straordinario, perché mettersi contro questo sistema è l'esatto opposto di cedere, perché Antonella ovviamente ha ricevuto qualche proposta, Antonella se avesse ceduto e avesse chiamato il Danilo di turno, il Vito di turno, il Di Maio di turno e avesse detto guardate Emiliano è bravo, ho cambiato idea, abbiamo fatto 5 anni di opposizione dura contro gli sbagli costanti nella gestione della sanità, nella gestione dell'agricoltura, nella gestione delle politiche sociali, però dai ho cambiato idea, secondo me diventerà bravo e nel frattempo diventa assessore e nel frattempo si mette a posto tutta la vita. Ma che modo di fare è questo qua? Il Movimento 5 Stelle non si svende per le poltrone, non si svenderà mai, ma per un fatto semplicissimo, perché quando tu hai un controfavore, un favore da contraccambiare, quando entri nei palazzi non puoi più lavorare per la gente, ragazzi, non puoi più, perché ci sarà qualcheduno che quando inizi tu a lavorare bene per la gente ti dirà vieni qua, ti ricordi che sei lì grazie a me, quindi adesso stai zitto e fai quello che ti dico io, ed è un'enorme differenza, significa onestà e mani libere. Io non voglio farla troppo lunga, qua è molto netto il discorso, qua abbiamo una triplice opportunità, non abbiamo una duplice, una singola opportunità. C'è Vito Branà che ha contro ovviamente questi signori qua, quanto tempo è che li vediamo questi qua, che si litigano, si dividono, si ricompongono, sempre una divisione, una riunione in base ai pacchetti di voto che hanno. Quindi quelli che stanno all'interno di queste clientele, non dobbiamo mica andare a chiedere il voto, noi non lo vogliamo il voto di queste clientele, questi pacchetti qua di voto, noi vogliamo il voto delle persone per bene, che sono la stragrande maggioranza, e dobbiamo dire loro che non è vero che il Movimento 5 Stelle è incompetente. Il Movimento 5 Stelle, quando vi dicono questo, ricordatevi una semplice cosa, magari il nuovo ponte di Genova, ma ricordatevi che se oggi l'Italia ha riacquistato una straordinaria credibilità a livello mondiale, non solo europeo, è anche grazie a un signore che si chiama Giuseppe Conte, e mi pare che fosse candidato ministro del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mi pare. Col cazzo che siamo incompetenti, abbiamo delle risorse straordinarie, ma abbiamo l'umiltà e l'altruismo di metterle a disposizione del paese, perché noi a Conti avremmo potuto dire Giuseppe vieni qua, stai diventando troppo famoso a livello trasversale, hai un consenso straordinario, guarda che ti abbiamo messo di noi, quindi inizia a dire che il movimento è bravo e a parlare solo del simbolo del movimento, ma non ce ne frega niente, ci interessa che operi bene, sta operando benissimo e finché opererà bene sarà sostenuto sempre dal Movimento 5 Stelle. È una differenza enorme, perché non pensiamo a noi stessi, quindi il 20 e 21 settembre veramente dovrà essere fatto un voto di fiducia e di altruismo nei confronti di una forza politica che ha dimostrato che se la merita la fiducia, perché quella roba qua, non so se c'è il manifesto del taglio dei parlamentari, da qualche parte, ce l'hanno furbati, ne avevamo troppi, li abbiamo dati in giro tutti i volantini, li abbiamo fatti togliere, non fa mica niente, comunque sia. Semplicemente dire alla gente, ma voi da troppi decenni siamo abituati a che chi sta nel palazzo del potere fa leggi per chi ci sta fuori, la legge Fornero per chi era applicata? Per chi stava fuori dal Senato, ma chi stava dentro aveva il vitalizio e la pensione privilegiata, ma che cazzo è una follia, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ribaltato,
la politica, il partito, il Parlamento che taglia 345 di 945 parlamentari non è solo una cosa giusta e di buon senso, è anche una cosa simbolica, perché per la prima volta la politica che taglia se stessa significa che la politica pensa che sta fuori dal palazzo. Oh mio Dio! E a chi ci dice ma no, il movimento è cambiato, e a chi ci dice avete tradito, ma che cosa abbiamo tradito? Sono i fatti, e stiamo attenti anche che è un periodo particolare, perché quando stavamo all'opposizione potevamo stare anche un po' più nelle piazze perché dovevamo stare meno negli uffici a trovare le soluzioni dei problemi creati dagli altri, e quindi canalizzavamo in maniera pacifica e democratica anche la rabbia e la frustrazione. Siccome ora siamo chiusi negli uffici, abbiamo una narrazione mediatica sempre e solo contraria soprattutto a noi. Io vedo in alcuni episodi, da Willy, episodi di questo tipo, che c'è qualcheduno che invece sempre nell'ambito politico soffia sull'odio, soffia sull'esasperazione, soffia sulla paura, e noi la dobbiamo contrastare quel senso qua di frustrazione, perché deve essere canalizzato pacificamente, non con la violenza. Quindi anche noi nella vita quotidiana lottiamo sempre, se c'è qualcuno che vuol fare il bullo a scuola con i nostri bambini, se c'è qualcuno che pensa di ottenere qualcosa con la violenza, e contrastiamo i partiti che soffiano su queste paure, su questa violenza, perché ci sono, il gergo di certa politica, i linguaggi fanno schifo quando servono proprio a incuneare odio e violenza. Noi ce la mettiamo tutta il 20-21 di settembre, e concludo perché Vito ha tante cose da dirvi, immagino ancora da dirvi. Io vi dico che se votiamo per Vito in comune, facciamo un salto di qualità, e Vito, facendo parte di una forza politica che sta al governo, avrà uno straordinario vantaggio rispetto agli altri competitor. Avrà la porta aperta a tutti i ministeri, potrà interloquire e rappresentare i vostri interessi direttamente col governo, perché nel governo il Movimento 5 Stelle ci mettiamo e facciamo mettere una X sul simbolo del movimento, sul nome di Antonella Laricchia, una ragazza straordinaria, l'ho vista ieri sera nei Cattaro, forte, volitiva, libera, indipendente ed onesta, che finalmente ci libera. Fitto non lo voglio neanche nominare perché mi viene l'orticaria solo a parlarne, ma ci libera anche di Emiliano. E poi ovviamente mandiamo in massa le persone a votare sì al referendum, e leviamoci 345 parlamentari che sono oggi 345 parlamentari assenteisti, che non sono mai in Parlamento e sono sempre nei loro uffici a rappresentare i loro interessi. Io vi ringrazio, non molliamo, è importante questo giorno, mancano pochissimi giorni, lottiamo per il bene di tutto il nostro paese. Grazie di cuore a te, Vito. Grazie Danilo, grazie a tutti.